I fratelli dello spazio, Federazione Galattica della Luce, punto Hackett, attraverso Antea, 12 luglio 2024. Nella nostra civiltà quello che conta è non solo quello che si dice, ma quello che si fa. Operare nel nome del bene supremo, questo è quello che conta. Io sono Ardek, il capo della civiltà maleiana, il vertice a sua volta della civiltà marziana, la civiltà più antica che esista, civiltà a cui anche tu, esattamente come lei, nostro caro Antonino, appartieni da sempre. Tu sei mio figlio e sei chiamato ad operare nel nome della nostra civiltà, da sempre, in ogni incarnazione. Ora si sta per compiere la missione delle missioni, la verità, il suo disvelamento. Figlio adorato, che dell'amore hai fatto spada per squarciare il velo dell'ipocrisia, io ti parlo attraverso colei che è la nostra mediatrice degli universi, tua sorella. E insieme ormai state per compiere ed ultimare la missione di cui a breve ti svelerò il cuore supremo. Ora che tutto si sta compiendo, ho deciso di rivelarti che tu sei parte integrante della nostra famiglia marziana. Sei puro maleiano, come lei. Entrambi siete i miei figli ed operate per conto della nostra civiltà, affinché venga ripristinato l'ordine cosmico, ribaltato secoli or sono, dalla scelleratezza di una stirpe da noi stessi ultimata, che è quella umana, insieme ad alcune razze che non voglio nominare, le quali dimorano nella Mercurio ormai estinta. Queste hanno contribuito, insieme ai rettiliani, non appartenenti alla Federazione Galattica, allo sconvolgimento non solo del pianeta Terra, che è utile all'ecosistema universale e cosmico, ma anche all'estinzione di alcune civiltà di questo universo ormai perdute, di cui sopravvivono solo piccolissimi frammenti di DNA in qualche altra razza, generandone così innesti ibridi. Quello che ti dico può risultare a te molto duro e privo di sentimentalismo, ma questo noi siamo. Noi siamo coloro i quali hanno dato vita alla più potente delle energie cosmiche, ovvero la vita stessa, da cui scaturisce e sgorga l'amore. Amore che non ha niente di poetico rispetto a ciò a cui voi invece assurgete ogni giorno. Con le parole e coi fatti dimostrate di essere scellerati, ma non tu, non i miei figli. Figlio e figlia e altri figli e quindi altri fratelli e sorelle che a voi si congiungono anche solo attraverso il sonno, entrando in connessione con ogni vostra fibra cerebrale che si collega a quelle scosse elettromagnetiche che consentono ogni volta alla vostra ghiandola pineale di rigenerarsi ogni giorno di questa vostra incarnazione per poter operare nel nome della luce piena ed assoluta. Orsù non demordete. Siamo entrati in connessione con la nostra mediatrice proprio ora, dopo che ella ha ascoltato ciò che Wanda ti ha trasmesso negli anni precedenti. Perché? Perché vogliamo intervenire dicendo che niente accade per caso e dovete sempre rimarcarlo, e che voi però siete nostri figli. Non siete semplicemente medianici oppure medium, strumento o come voi siete avvezzi chiamarvi. Non esistono titoli per i miei figli. Voi siete la mia linfa insieme agli altri miei figli.
Non esiste separazione, non esiste distanza. E se è vero che avete sempre usato la parola per comunicare, in voi, figli miei, la parola sprigiona la vibrazione per eccellenza, secondo gli hertz stabiliti, che ci consentono di vibrare in un diapason che accorda le armonie di questo universo. Ed è per questo che io uso la vostra voce. Essa funge da richiamo per i figli nostri. Orsù, mio adorato Antonino, non disperare, e se a volte vuoi mostrare la tenerezza del tuo animo, non dubitare nel farlo e dischiudi il tuo cuore ai tuoi fratelli. Hai superato delle prove molto dolorose, perché sei mio figlio e perché dal dolore scaturisse la spada della verità, che recidesse ogni filo che imprigiona le coscienze annichilite. Presto, mio caro, ogni cosa verrà svelata. Ora ci siamo. Verranno scritte le cronache della verità assoluta e le menzogne a cui da sempre questo mondo stolto ha creduto per far comodo a quei perversi esseri pur appartenenti a questo universo, ma perversi, poiché hanno cercato in tutti i modi di distruggere, annientare ciò che è la fonte stessa della vita, la luce. Ma invano, poiché ove c'è la luce, non può regnare l'oscurità della stoltezza e del buio fosco dell'ignoranza, intrisa di cattiveria. Ora noi attiveremo ogni vostra piccola fibra cerebrale geneticamente. Non ci sarà traccia alcuna di quello che è stato il tentativo di distruggere il vostro DNA. Chi è marziano, malleiano, non può essere mai e poi mai contaminato da alcun tipo di siero e tentativo scientifico, pseudoscientifico, messo a frutto per deteriorare la purezza della vostra natura cristallina. Ora l'amore è ciò che conta, ma non dovete pensare ad un amore romantico. Dovete pensare all'amore come qualcosa di ingestibile, ingovernabile, qualcosa che è impossibile contenere. L'amore spirituale, indomito. Ecco, travolgerà qualsiasi cosa, dando luogo a volte anche ad una distruzione che non è mera distruzione, bensì trasformazione, perché ogni vita sarà rigenerata nel nome dell'amore cosmico. E sia, nostro amato, nella notte operiamo in te grandi cose e non temere, poiché sei il nostro strumento da sempre. E consentimi di dirti che hai saputo proteggere la nostra adorata e lo farete a vicenda, al di là di ogni esperienza terrena, perché la coscienza cosmica è fusa in un tutt'uno e niente può scindere l'armonia assoluta di due coscienze che sono mia espressione. Tanti interrogativi albergheranno la tua mente, ma ti chiedo di lasciarli andare e concentrarti nel silenzio assoluto, nell'ascolto più totale della tua essenza e del tuo sentire. E mi troverai e ci sentirai. Presto le risposte agli interrogativi verranno date da te stesso attraverso un'unica voce che è la nostra. Questo volevo dire. Enu è una civiltà di cui oramai esistono poche entità, pochi individui, ma che a noi è sempre stata cara. Wanda non era aliena, era ibrida, metà umana e metà Enu, ma ella è più uno strumento che noi abbiamo usato per comunicare. Voi siete i miei figli e un'altra cosa. Ed è così da sempre. Ora desidero abbracciare fortemente le vostre essenze. In fondo, in voi, tutta l'energia cosmica,
perché ciò che dovete compiere è arduo, ma verrà compiuto. Perché così è scritto e perché questo è lo scopo di questa vostra incarnazione corrente. Ea, enencheia ea, l'amore vince sempre e così è. Pace, amati figli, e che adesso si compia ciò che è.